Facciamo un attimo di acquietamento delle energie, di allineamento, ma soprattutto di armonizzazione per riuscire a ottenere una meditazione fluida per tutti. Questa volta non la farò da sola, la facciamo insieme e utilizzeremo la tecnica che utilizzo io, ovviamente, però ognuno la può personalizzare come crede. Siamo seduti in cerchio, quindi immaginiamo che a partire dalla nostra destra, quindi dal nostro vicino sulla destra, sulla sua testa si accenda una luce come quella, la fiammella di una candela. La accendiamo noi, immaginiamo di accendere un fiammifero, accendiamo questa candela, poi passiamo alla persona accanto e accendiamo anche quello, passiamo a quella appresso, accendiamo anche lì, continuiamo a quella a fianco, accendiamo anche lì, accendiamo ancora e ancora e ancora fino all'ultima persona a fianco a noi, sulla sinistra, e poi accendiamo anche la nostra fiammella. Ora immaginiamo un vortice, una sfera di luce che esce dal nostro cuore e inizia a girare in senso orario, quindi verso sinistra, accendendo di luce, di una sorta di riverbero luminoso bianco-giallo, e si espande dal nostro vicino di sinistra a tutte le persone del cerchio. Percorre il cerchio, questa sfera di luce ci investe tutti, accende tutte le cellule di tutti noi. E sempre più veloce, sempre più veloce, questa sfera di luce luminosissima è velocissima, 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 e gira veloce, veloce, veloce dall'uno all'altro, percorre il cerchio rapidissima e improvvisamente raggiunge il centro del nostro cerchio e schizza verso l'alto, espandendo ed esplodendo questa luce sulla città, sull'Italia, sull'Europa, su tutti i continenti, su tutta la Terra, inondando di luce il nostro bellissimo pianeta Gaia. Una griglia luminosa si forma intorno alla Terra, connessa con il cuore della Terra e con il nostro cuore. Siamo tutti sintonizzati sulla frequenza di luce che è propria di ognuno di noi e del pianeta Terra su cui viviamo. Rilassiamo il corpo fisico, abbandoniamo le tensioni, abbandoniamo i pensieri, le emozioni. Prendiamo posto al centro fra le sopracciglia. Questo punto chiamato terzo occhio, chiamato Ajna Chakra. Da qui iniziamo un percorso di suggerimenti al nostro inconscio, inerenti a tutti gli schemi preconfezionati che ci hanno investito fino ad oggi, ed accettiamo di uscire da questi schemi con un atto di volontà. Esco dallo schema dell'invecchiamento del mio corpo, entro nello schema in cui sono capace di rigenerarmi. Esco dallo schema in cui la mia salute dipende da altri, ed entro nello schema di autoguarigione, divento cosciente del mio potenziale di autoguarigione. Esco dallo schema di mancanza di abbondanza, ed
è dentro, nello schema, in cui c'è tutto per tutti. Esco dallo schema di potere precostituito ed entro in uno schema di consapevolezza autogestita. Esco da uno schema di disarmonia e di conflitto ed entro in uno schema di armonia ed equilibrio. Esco dallo schema dei poteri precostituiti, dal potere della guerra, dal potere della paura, ed entro in uno schema di amore e consapevolezza, di espansione e di respiro. Esco dallo schema della sofferenza e del sacrificio ed entro nello schema dove tutto è meritato e tutto ci viene dato. Esco dallo schema di un Dio vendicativo ed entro in uno schema di un universo amorevole, generoso, intelligente, che mi conserva, mi preserva, mi sostiene, mi ha generato e mi ama, come io amo Lui. Esco dallo schema dei conflitti culturali, mentali, ed entro in uno schema di accettazione della diversità come cultura ed ampliamento, come incremento e ricchezza. Esco da uno schema in cui ci sono falsi bisogni dettati dall'esterno. Entro in uno schema dove tutto ciò di cui ho bisogno sono in grado di procurarmelo, senza togliere niente a nessuno, c'è abbondanza per tutti. Esco da uno schema piramidale di potere ed entro nella regalità dell'autoconsapevolezza. Entro in un mondo gestito con amore e per amore. Entro in un mondo giusto. Esco da uno schema in cui viviamo su un pianeta inquinato, nell'impossibilità di liberarci dei nostri rifiuti. Ho detto rifiuti, non immondizie. Entro in uno schema in cui non rifiuto l'evoluzione, la accetto, dentro e fuori di me. Respiro tutto quello che ho accettato. Inspiro tutto ciò che ho progettato. Espiro tutte le sconfitte e tutte le delusioni che finora ho provato. Ritorno lentamente con la consapevolezza al centro del cuore, a quella sfera di luce da cui siamo partiti, che è ancora dentro di me, che pulsa, che vive, generosa, da cui parte l'abbondanza per tutto il mondo e per me. Torno lentamente nel corpo, prendo coscienza degli arti, della testa, delle mani, dei piedi. Torno nel qui ed ora e con un respiro profondo, quando mi sento, apro gli occhi e mi guardo le mani.